22.000 euro, la clamorosa risposta del Beach for Babies, che dona 22.000 euro che saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature mediche per la pediatria e l'oculistica pediatrica del Castelli di Verbania e per la Croce Rossa Verbanese. Un risultato davvero incredibile per una settimana di manifestazione sempre partecipata con tornei di livello altissimo. Nel tabellone femminile hanno visto vincere Selene Crespi e Veronica Zanone da Novara davanti a Greta Modini e Silvia Tognetti, già seconde lo scorso anno, ancora in finale. Terze Valentina Boschi e Camilla Conterno. Matteo Carlon e Stefano De Monti, promotori dello snow volley a Prato Nevoso, vincono il torneo maschile davanti a Castanò e Lucchini. Terzo posto per Miani e Mora. 20.000 euro, Lucky. Di più. Di più? 22.000. Avevano detto 20. Io avevo detto 19 perché ho detto va bene, non è impossibile. Se con Zorro sono riusciti a fare 10.000 euro, riuscirò comunque a raddoppiare. Di più, molto di più, molto di più. No, sono divertito veramente, guarda, è stata una cosa emozionante. Ma tanto vedere all'interno di questo tipo di arena veramente gremitissima di persone con l'Action Agency che ha dato la possibilità di vivere uno spettacolo unico, ma soprattutto la forza della solidarietà, la forza non solo della comunicazione ma del cuore che con questi sei ragazzi splendidi ha dato la possibilità di continuare a lavorare per la Croce Rossa, per l'ospedale pediatrico, soprattutto per la pediatria di Verbania, veramente unica. Appuntamento l'anno prossimo, dai, torna. Guarda, io laddove c'è da contaminare il territorio, laddove c'è da far divertire dei bambini, laddove c'è da fare delle manifestazioni che possono rimanere alla base, per allargare la base, sono sempre presente. Quindi io personalmente mi prenoto, assolutamente sì. E non è un caso che abbiamo lanciato il raddoppio del campo. Voglio un campo per tutti quanti i ragazzi, un torneo giovanile con i controfiocchi, lavorando sullo... Mi sono autofrezzato perché sennò poi dopo è un casino. Grazie, grazie a te.